Siamo dati Gesù e Maria. Siamo giunti alla terza domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi. Questa splendida liturgia di oggi è un po' incentrata sul primato di Dio che noi uomini siamo chiamati a tributargli, sia nel rispetto dovuto alla sua causa, come ci ricorda Gesù, adesso lo vedremo in questa prima omelia, questo gesto un po' forte che fa nel Vangelo, sia soprattutto nell'osservanza dei 10 comandamenti, che sono la legge della vita, e anche nel culto e nell'onore, come ricordava San Paolo nella seconda lettura, che dobbiamo rendere a Cristo crocifisso, che pur essendo Dio ci ha tanto amato da donarsi completamente per noi. Ecco, vorrei in questa prima omelia approfondire un po' il Vangelo e la seconda lettura, riservando poi il tema dei comandamenti con il Salmo responsoriale all'omelia di domani. Allora, il gesto di Gesù, che cosa ci dice? Un gesto forte. Ci sono i cambiavalute che stanno facendo nella casa di Dio quello che nella casa di Dio non si deve fare. Cosa si deve fare nella casa di Dio? Noi ci stiamo dentro la casa di Dio. Ecco, per farsi una sintesi, ecco, Padre Dio amava dire queste cose. Dice, che cosa si fa in chiesa? Sarebbe bene che ce le ricordassimo, Ecco, in chiesa. O si parla con Dio, cioè si prega, o si parla di Dio, cioè si predica. Prega o predica, basta. Tutto il resto non si può fare. Figuriamoci se si può fare commercio o cose di questo genere. Cioè, la casa di Dio, e guardate che il Tempio di Gerusalemme aveva dei segni della presenza di Dio. I nostri templi non hanno i segni, perché nei nostri templi ci abita Gesù Cristo in persona, nei tabernacoli, nell'Eucaristia. È, diciamo, è il luogo suo che serve a creare degli spazi privilegiati per noi. Voi sapete che Dio sta dappertutto. Dio lo possiamo pregare a casa nostra, in camera nostra, lo possiamo pregare al mare, per strada, sull'autobus, sul treno, sull'aereo, dove vogliamo. In qualunque istante noi possiamo metterci in contatto con Dio, perché Dio, lo sappiamo dalla fede, è dovunque. Quindi non è che Dio è in chiesa e fuori non c'è, ma questo è il luogo suo per antonomasia. Ecco, per cui vedete che questo nuovo, questo rinnovato senso di amore e di rispetto per il luogo sacro, io penso che dobbiamo tutti quanti, io per primo, riscoprirlo. A me è successo più di qualche volta, insomma, voi sapete, cristiano nella chiesa d'arte, di entrare in chiesa un giorno, c'erano gruppi di turisti o di guide che stavano tranquillamente parlando e chiacchierando ad alta voce come se niente fosse, magari in buona fede. Ma in chiesa non si può chiacchierare ad alta voce come se niente fosse. Io ce l'ho messo un cartello fuori. Una volta ho trovato una guida un po' disponente che minacciava, dice: io qua adesso farò proteste. Io dico: scusa, tu fai la spiegazione fuori, poi entri con calma, vedono quello che tu hai spiegato, ma qui dentro non lo puoi fare, capite? Anche perché se c'è un povero cristiano che vuole pregare come suo diritto qui dentro, non si può stare, non può, cioè, perché c'è qualcuno che mi ha detto, ce lo diciamo tra noi, ma qualche volta che mi è capitato di andare a pregare in chiesa, ti è arrivato un gruppo di turisti e mi hanno disturbato, mi è passata la voglia e me ne sono andato. Questo non va bene, capite? Ma tutti quanti noi dobbiamo sempre, come dire, ricordare questo duplice elemento. Cioè, vedete che io ce l'ho trovato questi cartelli in chiesa, sono grossi, le scritte che si vedono in chiesa, silenzio. Il silenzio è la custodia dell'ambiente di Dio. Come sapete, Dio non ci parla con voce sensibile. Qui con voce sensibile parla il rappresentante di Dio quando predica e parlano i figli di Dio quando pregano. Ma Dio parla nel nostro cuore, non parla con una voce come quella che si sente adesso. Il suo spazio, la sua dimensione è il silenzio, che è forma di rispetto sia sua sia nei confronti di chi in chiesa vuole stare un po' in santa pace, un po' tranquillo a pregare. Io quando ero seminarista mi ricordo che c'era un prete, qui non l'ha mai fatto nessuno, come dico, dice, quando stai a pregare, se ti fanno, intanto qualcuno ti fa, tira sulle spalle e ti fa toc toc, non risponde, dico, ma come non rispondo? Dico, ma dopo le persone ci restano male, sovvento, ma dico, se stai a pregare tu non rispondi, e poi quando incontri dici, al prete che prega non si fa. Io non l'ho mai fatto, insomma, però i preti di un tempo, ecco,
avevano chiare queste cose, non c'era anche, come dire, vi racconto due episodi su questo qui. Uno, non so chi di voi l'ha conosciuto, c'era un prete a Latina, è morto, io l'ho conosciuto perché è morto quando io ero diacono in quella parrocchia, si chiama Don Adriano Bragazzi. Era un prete buonissimo, un prete alla Giovanni XXIII e alla Papa Francesco, per farvi capire, proprio buono, accogliente, pieno di amore, pieno di misericordia, volevano bene tutti, sempre sorridente, non diceva mai di no a nessuno, così. Il coro di quella parrocchia mi raccontò che una volta avevano fatto tante le prove del coro e qualcuno si era portato un panino, si stavano mangiando un panino lì dove stava l'organo della chiesa. È entrato in chiesa Don Adriano e ha fatto una scena tipo quella di Gesù. Che fate qui dentro? Qui, questo non è un luogo di bivacco, se volete mangiare andate fuori. E mi raccontava che era tutta terrorizzata, diceva, ma io non ho mai visto così fino a me. E quel giorno, certo, vedete Don Adriano così, ci ha fatto capire che in chiesa dobbiamo comportarci. Ve ne racconto un'altra. Ce n'era una di Papa Francesco. Perché tutti quanti pensano che Papa Francesco è tanto buono e tanto è, quindi Papa Francesco si può fare tutto. Non è vero manco per niente questo qui, eh. Voi sapete, prima di vedere il caro Monsignor Crociata, qui c'era Monsignor Petrocchi che è stato trasferito, lo avete conosciuto Monsignor Petrocchi, no? Perché è stato promosso arcivescovo dell'Aquila. Arcivescovo metropolita si dice. Ah, i metropoliti devono ricevere dal Papa un indumento particolare che si chiama il pallio, una celebrazione solenne. E io chiaramente quando con il signor Petrocchi, che è il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, che voglio tanto bene, ha ricevuto sto paglio, sono andato a San Pietro, era già stato eletto Papa Francesco da poco. La celebrazione si tenne in Vaticano, dentro la chiesa, dentro San Pietro, non all'aperto. Insomma, il Papa esce e si sente la voce del microfono. Si ricorda che è tassativamente proibito applaudire in chiesa, anche quando passa il Papa, e anche quando parla il Papa. Tant'è vero che pure qui è successo che al termine di qualche battesimo qualcuno stava applaudendo, non mi fate mica pure con Papa Francesco, fate bravi, quando uscite fuori dalla chiesa facciamo tutti gli applausi che ci pare, ma quel gesto dentro la chiesa non va bene. Non è che uno va bene perché vuole fare il serioso, vuole fare il triste, capite? Non è un luogo adatto a questo luogo. Cioè non sono delle forme di manifestazione, cioè la lode che noi abbiamo verso il Signore, il culto, lo esprimiamo attraverso il giubilo del cuore, non attraverso questi gesti che sono belli, non sono brutti, ma devono trovare il contesto e l'ambiente proprio. Questo oggi noi dobbiamo riscoprirlo, è importante. Quindi questo per quanto riguarda il rispetto del tempo. Attenzione, perché qui Gesù ha fatto un gesto forte, ha preso. Allora qualcuno, ci sono quelli che hanno troppo zelo per il Signore, quando fanno qualche alzata adesso dice qui bisogna fare la guerra perché il Signore sì è tanto buono però ha preso la frusta e ha cacciato tutti dal tempio, quindi ogni tanto si può fare. Siete d'accordo? La risposta è che non si può fare, noi non lo possiamo fare, perché attenzione, quando Gesù gli vanno a dire scusa un attimo, ma tu con quale autorità fai questa cosa? Che cosa ha risposto Gesù? Vi ricordate? C'è il foglietto, no? Distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Quelli capiscono fischio che fiasco, pensavano che si riferisse al tempio di pietra, ma si riferiva al tempio del suo corpo, perché che è successo? Gesù lo hanno ucciso e dopo 3 giorni è risorto, giusto? Che cosa sta dicendo Gesù a chi lo interrogava, secondo voi? Con quale autorità posso fare questo? Perché io sono Dio, io sono padrone di casa, questa è casa mia. Capito? Qualcuno di noi è per caso Dio, come Gesù, per natura? Noi siamo figli di Dio per adozione, se viviamo in grazia di Dio. Qualcuno di noi è uguale al Padre? Possiamo dire nel credo io sono generato dal Padre mio di tutti i secoli? No. Quindi non lo possiamo fare questo qui. Perché questa è una cosa del tutto eccezionale che Gesù ha fatto proprio per fare un segno forte in una circostanza ben determinata e concreta, e l'ha fatto proprio rivendicando, cosa che non ha quasi mai fatto in terra, il suo titolo di Dio, la sua maestà regale, capite? Ah, lui può, noi no. San Paolo dice, quando noi dobbiamo correggere qualcosa, quando è possibile e opportuno farlo, dice sempre, questo sia fatto con dolcezza e con rispetto.
cioè come Gesù lo faceva ordinariamente, perché Gesù ordinariamente non strillava, non menava, non faceva le cordicelle, non buttava tutto per aria, ma aveva dei modi miti, umili e mansueti. E qui andiamo a concludere con uno sguardo alla seconda lettura. Questo gesto di Gesù è un gesto eccezionale che lui fece per far comprendere l'importanza della casa del Padre. Ma dov'è che Gesù ha fatto la sua più bella predica e dove tutti dobbiamo prendere scuola? Qual è stata la cattedra di Gesù? Figlioli impiegati, qui dentro sta bella chiesetta siamo fortunati, non è che ci vuole tanto a vederla. Cioè, abbiamo un bellissimo crocifisso sotto il baldacchino. San Paolo dice: attenzione, i giudei chiedono i segni, i greci cercano la sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso. Quindi non è che Gesù ha avuto quello stile evangelico normalmente, quella è stata un'eccezione, ma quando sono andato a catturarlo per portarlo in croce, che ha fatto Gesù? Secondo voi Gesù poteva fulminarli a tutti quanti quando sono andato a catturarlo? Sì, perché se uno apre il Vangelo di San Giovanni, quando gli chiedono chi state cercando, rispondono a Gesù il Nazareno, lui risponde: sono io. Ripetendo il nome di Dio rivelato a Mosè, e San Giovanni nota: a queste parole tutti caddero per terra, terrorizzati dalla divina presenza. Gesù più mansueto dice: chi cercate? Gesù il Nazareno smette di usare il suo potere, fa: ho detto che sono io, mette avanti le mani e si fa arrestare. Che cosa fa capire con questo gesto? Che se avesse voluto li fulminava tutti quanti, ma non la fulminati. Quando Gesù stava in croce dicevano: oh, tu sei figlio di Dio, giusto? E scendi? Scendi, forza, faccia vedere. Secondo voi Gesù poteva scendere dalla croce? C'è qualcuno che pensa di no? Se qualcuno pensa di no, vuol dire che pensa che Gesù non è Dio. Perché noi sappiamo che Dio è onnipotente, Dio se vuole una cosa, quella cosa la fa. Quindi Gesù poteva scendere dalla croce, ma non ha voluto scendere dalla croce. Un'altra cosa. E non ha voluto scendere dalla croce perché? Perché sulla croce stava compiendo la volontà del Padre per la nostra salvezza. Allora, noi seguiamo Cristo crocifisso, non seguiamo Cristo con le cordicelle in mano, perché Cristo crocifisso è la legge della nostra esistenza. Allora, in tante circostanze, nei rapporti col prossimo, qualcuno ci tratta male, no? Io potrei vendicare, potrei distruggere, sento qualcuno che parla male di me, ha parlato male di me, poi ci parlo dopo male di lui, d'accordo? Ma ha detto una calunnia, poi gli dico: questi non sono modi da venire di Dio, non possiamo. E neanche se stavo tanto male, cioè, ma questo si comporta male, qui bisogna fare qualcosa, bisogna metterci una pezza, bisogna reagire, bisogna fare qualcosa. Bisogna sempre non reagire, agire ispirandoci allo stile che ci insegna Gesù dalla sua unica cattedra, che è la croce. In Quaresima dobbiamo essere tutti quanti discepoli. È una cattedra difficile, è molto più facile agire umanamente, ribellarsi, fare un sacco di questioni. Imitare Cristo crocifisso è difficile, ma noi non ci abbiamo nessun'altra possibilità, nessun'altra alternativa, perché nel Tempio, ripeto, Gesù ha agito in quanto Dio. Sulla croce ha agito in quanto uomo, Dio intriso completamente di amore per noi, ubbidiente al Padre e immolato per la nostra salvezza. E come scrive San Pietro, ci ha lasciato un esempio perché ne seguiamo le orme. Bene, chiediamo a Maria Santissima, continuando il nostro cammino di Quaresima, che ci aiuti a convertirci al Vangelo della croce, alla sapienza della croce, e anche a maturare sempre più e sempre meglio un rinnovato rapporto con il Tempio del Signore, con la sua sacralità, come luogo privilegiato per l'incontro e il dialogo d'amore e di preghiera con Lui. Siamo lodati Gesù e Maria.